Bella gazzettari, ben ritrovati con un nuovo video qui sulla Gazzetta MMA. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo della classifica del pound for pound, perché c'è stato un cambio al vertice dopo tante voci che si sono rincorse in questi mesi. Infatti John Jones, che era fino a ieri il pound for pound della UFC, è stato spostato alla posizione numero 2 e adesso il pound for pound è Islam Makhachev, attuale campione dei leggeri e erede, diciamo, della dinastia di Khabib Nurmagomedov, quindi quello che porta avanti la sua legacy, mettiamola così. Prima di incominciare a parlare più nello specifico di questo cambio, vi dico se è giusto dal mio punto di vista, se non è giusto, perché è stato fatto adesso e non prima. Prima di fare due discorsi di questo tipo, vi ricordo come sempre di spolliciare per supportare il mio lavoro, di lanciare una bella gomitata sul tasto subscribe e sul tasto della campanella, così non vi perdete i prossimi episodi, e soprattutto di farmi sapere qui sotto nei commenti la vostra, cosa ne pensate voi, e non scordatevi che i commenti migliori verranno utilizzati per il botta e risposta di questa settimana. Quindi come sempre, se volete pormi una domanda nei commenti, botta e risposta 2 punti e la vostra domanda. Detto questo, aspettavamo questo cambio di classifica, quindi questo Islam Makhachev pound for pound, già dal primo incontro con Volkanovski, perché se vi ricordate bene l'incontro con Volkanovski era valevole per la cintura dei leggeri e per la posizione del pound for pound. Quindi Islam Makhachev, in caso di vittoria, avrebbe mantenuto la cintura dei leggeri, ma avrebbe acquisito il primo spot pound for pound. Ora, ovviamente questo non è successo, perché in seguito alla prima vittoria con Volkanovski non è diventato il pound for pound Islam Makhachev. In seguito alla seconda vittoria con Volkanovski, il rematch di poche settimane fa, anche in quel caso non è diventato il pound for pound, nonostante una vittoria davvero incredibile, quel fantastico high kick che ha piegato le gambe di Volkanovski, ma anche in seguito a quella ottima performance non è arrivato lo spot del pound for pound. E secondo me, ragazzi, la spiegazione è molto semplice. Allora, prima di tutto, già non vedevo di buon occhio il matchup con in palio la cintura dei leggeri e lo spot del pound for pound, perché ok la cintura dei leggeri, ma non è che lo spot del pound for pound può essere deciso da un incontro di questo tipo. È una classifica che viene fatta praticamente dai giornalisti, quindi non è che vincere un incontro ti dà automaticamente la posizione numero uno nella classifica pound for pound. Era una trovata mediatica, perché ovviamente Islam Makhachev metteva in palio la sua cintura e Volkanovski doveva pur mettere in palio qualcosa. Siccome non poteva mettere quella dei Feder, ha messo, diciamo, la sua posizione pound for pound, ma che comunque conta relativamente all'interno di quel contesto. In seguito alla seconda vittoria, neanche lì è arrivata lo spot del pound for pound, e secondo me è perché la UFC ha mantenuto John nella posizione numero 1 fino a quando ha potuto, perché nel loro ideale, secondo me, John avrebbe dovuto arrivare all'ultimo incontro con Stipe Miocic, e sì, ragazzi, vi ripeto, ultimo incontro, perché secondo me la UFC è più che consapevole che John combatte un'ultima volta e poi si ritira. Già prima della conferma dell'incontro con Miocic, dopo aver difeso la cintura, dopo aver, scusatemi, preso la cintura con Cyril Gane, già lì si incominciava a vociferare di un John Jones che si sarebbe potuto ritirare. Comunque sia, ci ha concesso un ultimo incontro, e secondo me la UFC voleva vederla arrivare a quell'incontro con la cintura dei massimi, come former champion dei massimi leggeri, come atleta undefeated e come atleta nella posizione numero uno del pound for pound, per cercare di portare più hype possibile intorno a questo incontro e poi andare a chiudere la carriera di John nel migliore dei modi, perché sarebbe stato il campione dei massimi, avrebbe difeso la cintura dei massimi, era stato il campione dei massimi leggeri, aveva difeso la cintura dei massimi leggeri, la più lunga striscia di vittorie consecutive nei massimi leggeri, se non mi sbaglio, era il pound for pound, quindi un modo perfetto per andare a chiudere tutto. Ora, ovviamente, John si è infortunato, dovrà rimanere fuori 8 mesi, quindi vorrà dire che nella migliore ipotesi lo vediamo ricombattere tra 12 mesi, e a quel punto sarebbe stato stupido lasciare John Jones nella posizione numero 1 del pound for pound, non aveva alcun senso, e dunque Islam Makhachev finalmente si conquista il suo spot. C'è da dire che Islam Makhachev aveva rilasciato alcune dichiarazioni abbastanza... dove era abbastanza contrariato per la questione del pound for pound, perché aveva detto, scusatemi,
con Volkanovski se n'è messa in palio oltre alla mia cintura anche lo spot del pound for pound, perché ho vinto e non me l'avete dato. Vuol dire che allora questa classifica del pound for pound non conta niente, io non ci credo, quindi non mi interessa se mi mettete nella posizione numero 1, nella 2 o nella 3, tanto a me non interessa, non ci credo, è tutta una roba pubblicitaria, tutta una roba da giornalisti, e sono d'accordo con lui, ma penso anche che a questo punto sia felice di essere considerato il più forte fighter al mondo, indipendentemente dal peso, per quanto riguarda le mixed martial arts. Quindi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, sto aspettando dichiarazioni di Islam Makhachev per capire come ha preso questa notizia, però teoricamente non gliene dovrebbe fregare più di tanto, stando a quello che ha detto qualche settimana fa. Quindi fatemi sapere se, anche se il mio ragionamento sulla questione John Jones dal vostro punto di vista può avere senso, cioè la UFC ha cercato di mantenerlo lì per più tempo possibile per portarlo al suo ultimo incontro nel migliore dei modi, con più hype possibile e disponibile. Poi ovviamente l'infortunio ha fatto saltare tutto e dunque la meritocrazia è passata avanti. Islam Makhachev è adesso il pound for pound nel mondo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e ci vediamo a breve con un prossimo video. Ciao belli!